Sono Tommaso Chiarantini e il mio intervento si intitola Stereotipi antislavi nell'Italia fascista ed è di fatto una presentazione di alcuni dei risultati della mia tesi di dottorato che ho discusso lo scorso giugno all'Università di Teramo. Il suo scopo è quello di identificare gli stereotipi antislavi, in particolare in relazione agli slavi del sud, presenti sulla stampa fascista a diffusione nazionale e negli apparati di partito e di polizia lungo un arco temporale compreso fra il 1919 e il 1934. In questo modo ho potuto analizzare parte della prosa antislava del movimento fascista, del fascismo partito di governo e del fascismo partito unico e regime. La fonte privilegiata appunto, è stata la stampa, nella fattispecie il Popolo d'Italia, ossia un giornale che nella fase antemarcia è stato la vetrina del pensiero mussoliniano e delle varie anime provinciali del movimento barra partito, per rimanere poi durante tutto il ventennio di fatto una voce più che ufficiosa di Mussolini stesso. Ho quindi spogliato 15 anni di pubblicazioni, ho raccolto una mole di articoli che presentavano in qualche forma degli stereotipi relativi agli slavi, sia di dentro, per così dire, ossia sloveni e croati inclusi dai trattati del dopoguerra all'interno dei confini italiani, che del di fuori, ossia lo Stato jugoslavo, il regno dei serbi, croati e sloveni e i suoi abitanti. Per individuare questo i temi fondamentali, i momenti chiave e le dinamiche di questa polemica, di questa prosa. Ho fatto ricorso comunque anche a fonti archivistiche, questo in particolare per approfondire i temi relativi agli slavi di dentro. Su questo tema infatti la stampa di regime in particolare diventa particolarmente reticente per ragioni di politica interna e quindi ho fatto riferimento a materiale prodotto da partito e polizia consultando archivi tra Roma, Trieste, Gorizia e Udine per ricostruire l'immagine di queste minoranze slave, cosiddetti allogeni, all'interno di queste sfere. E in sostanza, in estrema sintesi, è emerso come l'antislavismo fascista si collochi alla confluenza di diverse tradizioni antislave che risalgono nella maggior parte dei casi alla seconda metà dell'Ottocento e alla temperie dell'Alto Adriatico, ma che traggono anche da un immaginario, quello balcanico o balcanista, tra virgolette, che si può tranquillamente far risalire anche alla tarda età moderna. Tradizioni diverse, con nemici diversi, ma con stereotipi meno diversi di quanto si possa forse pensare. In estrema sintesi, il ritratto degli slavi che emerge, il ritratto diffuso dalla stampa fascista e spesso presente negli apparati, è quello di popolazione violente, spesso brutalmente violente, o comunque inclini ad apprezzare e rispettare e obbedire alla forza. Di popolazione abilita a ingannare, quindi abili nell'arte del tranello, dell'imboscata, di dissimulatori, cospiratori o più in generale, semplicemente di bugiardi. Soprattutto di popolazioni arretrate, immature, incapaci di progredire e di creare in autonomia alcunché. Popolazioni e stati, come ad esempio quello jugoslavo, che si ritrovavano quindi ad avere sempre bisogno di tutori, pastori o guide che gli piacessero. Un ultimo punto però fondamentale che è emerso è la sostanziale strumentalità dell'antislavismo, del fascismo nazionale. Questo è un discorso che vale soprattutto a livello del fascismo nazionale. I nemici slavi dell'Italia del fascismo, infatti, cambiano sempre al mutare delle esigenze della politica fascista, in particolare quella estera. I croati, ad esempio, nell'arco di pochissimi anni, passano da nemici giurati, antitesi dell'Italia e dell'italianità, a alleati fedeli nella lotta contro le pulsioni balcaniche dei serbi. Allo stesso modo, gli attacchi agli slavi non furono tanto diretti agli slavi in sé, quanto a chi li manovrava e chi ci si appoggiava per perseguire i propri scopi. Insomma, alle guide, ai pastori e ai tutori, di cui, secondo le fonti, gli slavi avevano e probabilmente avrebbero sempre continuato ad avere bisogno.